Che bella giornata! Eh beh, la primavera, grazie al cielo, sta arrivando anche a Taranto, una giornata magnifica in un magnifico locale per una magnifica attività, quella del Fornaio del Viale. Siamo accanto a Lella Pucci, colei la quale appunto gestisce questa attività. Beh, Lella, un posto privilegiato, bellissimo, con tanti prodotti di eccelsa qualità. Sicuramente quest'oggi, come dire, saprai prenderci per la gola. Sì, Luigi, buongiorno. Come dicevi, per fortuna è arrivata la primavera. Finalmente delle giornate calde. E sì, oggi vi presenterò la mia attività nel borgo della città di Taranto, proprio in una via, come dicevi tu, appunto privilegiata. E vi presenterò un po' i miei prodotti artigianali, facciamo tutto quanto... Caserecci, sì, tutto quanto noi. A partire dalla focaccia, dal pane, alla pasticceria, tutto quanto. Beh, d'altronde c'è l'esperienza di papà Mario, un mago, il Fornaio del Viale è una istituzione e quindi... Chiaramente questo Fornaio del Viale che nasce, no, a Lama Talsano e che poi ovviamente ha questa sua collocazione meravigliosa nel borgo di Taranto. Non poteva esserci un borgo senza il Fornaio del Viale. Ovviamente, tutto nasce grazie alle sue forze. È un vulcano, un torrente in piena. Sì, lui è tutto. Tutte le sue forze sono collocate su di lui. Certo. Però tu hai imparato tantissimo. Sì, grazie a Dio ho privilegiato il suo dono, ho ricevuto il suo dono e ora sono qui a gestire un'attività data da lui. Beh, intanto mi piace così, intanto prima di assaporare poi farò uno strappo alla dieta. E anche bello parlare del rapporto con il cliente, no? Perché poi si crea un rapporto familiare, non c'è solo il rapporto, come dire, tra la persona che vende e la persona che acquista, ma si crea una confidenza, una complicità, un aiutarsi specialmente in un momento difficile come quello che stiamo vivendo della pandemia. Abbiamo un rapporto molto confidenziale con il cliente. Anche non c'è mai stato un rapporto distaccato, ma molto lo prendiamo sul personale. Sul piano proprio del contatto. A cuore lo prendiamo un cliente. Ci si confida, si parla, ognuno, insomma, si umanizza il rapporto, ma io dico che è ora di avvicinarci, vedere queste bellezze. Già. Entriamo e vediamo, ecco già queste specialità, illustraci un po' perché già la vetrina ci ingolosisce parecchio. Abbiamo saltimbocca di vario tipo, come la salsiccia, parmigiana, cipolle olive, gâteau, salumi misti, col cotto, würstel. Una varietà. E poi vedo anche qui queste pizze, ecco, delle pizzelline, magari uno... Delle, ecco, focaccine. Per stuzzicare, magari a mezza mattinata, un piccolo languorino senza... Per fare degli aperitivi, diciamo. Ecco, degli aperitivi. E vedo anche qui, sempre, vedete, anche... Dei cornetti di sfoglia, farciti con i salumi. Focaccia. Ovviamente è Pasqua e non poteva mancare la classica pecorella. Ovviamente, almeno le tradizioni a tavola devono restare, visto che comunque, data la situazione, non ci potranno essere i riti della Settimana Santa, almeno a tavola non ci perdiamo d'animo. Ecco. E qui intanto vedo anche primi e secondi, sì. Il momento della gastronomia, quindi tante persone magari... single come me, non sanno cucinare, non vogliono cucinare, vengono qui e tutto bello e pronto. Sono quello che loro desiderano. E oltretutto parliamo... Il cliente nella miglior maniera possibile. E oltretutto parliamo di prodotti caserecci come se li avessero fatti mamma e papà, certo, a casa. Certo, è una cucina, diciamo, molto ai tempi di nonna, molto terra. Qui cosa è? Mi incuriosisce? Gatto di patate. Ah, benissimo, un piccolo... assaggino anche la sera, magari uno si vuole mantenere un po' più leggero. E qui anche qualche
formaggi, e latticini. Qualche salume vedo anche. Sì, sì, salame. Abbiamo gli salumi. Ecco, vedete lì che in alto che salumi, sì. Anche marche di qualità. Sì, sì, usiamo solo ed esclusivamente marche di qualità, perché ovviamente il cliente deve essere super soddisfatto delle nostre scelte. E qui biscotti e crostate, anzi questa è proprio la pastiera napoletana. E ovviamente parliamo di Pasqua, le mitiche scarcelle. Certo, le scarcelle, non potevano mancare mica le scarcelle, il nostro simbolo di Pasqua. Vedete qui altre pecorelle, anche quelle più piccole, quindi una ricca varietà. Ecco, vedendo, dicevo, i biscotti, ecco, ci possiamo anche così spostare le delizie. Ecco, le delizie. Taralli e friselle. Quindi anche qui una varietà, vedete, sono già sì, sì, c'è una varietà. Confezionati. Mi incuriosisce il pane. Vedete una varietà di pane, panini e quant'altri. La mano di mio padre. Sì, abbiamo vediamo le ciabattine di semola, i filoni. Poi c'è latte, burro, semola integrale, cereali, tutto quanto, facciamo tutto quanto. Certo che la mattina papà si alza molto presto. Sì, alle 2 del mattino. Mamma mia, e a che ora va a letto? Alle 11. Diciamo che oramai è come una pila dura, gli bastano 3 ore. Sì, sì, infatti. Beh, che dire... Non è solo un'attività commerciale, ma è una passione, perché certe cose devi averle nel cuore, se no non le fai, altrimenti le fai con cattiva volontà, invece c'è proprio una passione. Ovviamente per fare tutto ciò devi avere una passione che ti permetta di realizzare tutto questo, altrimenti non si può, se non ce l'hai nel sangue non si può. Ecco, i primi anni, no? Con papà. Tu vedevi, eri piccola, vedevi papà alzarsi la mattina presto, lo vedevi lavorare. Hai assorbito, no? Appreso questo. Devo dire una cosa. Lo spirito del sacrificio. Piccola mi alzavo con lui alle 2 di notte per scendere a lavorare con lui. E se non mi svegliava mio padre erano cacchi. Cavoli amari, cavoli, diciamo così. Cavoli amari. E beh, la passione. E l'ho trasmessa un po' da lui questa cosa. È una bella attività, perché poi c'è la soddisfazione di vedere la risposta del cliente, cioè quando il cliente si fidelizza, quando il cliente diventa abituale, non occasionale, e parla in giro, va parlando in giro, dice sì, effettivamente mi trovo bene, prodotti di qualità, sai, vedi lì, cioè, ma dove sei andato ad acquistarlo? Dove? Sì, sono stato al Fornello del Viale. È una soddisfazione, no? Certo, certo, è più che una soddisfazione. Vedere il nostro cliente felice è una cosa che ci rallegra proprio le giornate. Come va con i dipendenti? Benissimo, benissimo. Mi hanno detto che più che dipendenti è una grande famiglia, nel senso che... Una grande famiglia veramente. Uno spirito di equipe, di squadra, perché poi esiste sì, chiaramente l'imprenditore, il datore di lavoro, il principale, come si sapeva, si diceva una volta. Esiste. Siamo una famiglia, non c'è il datore di lavoro e non c'è il dipendente. Una squadra di calcio, se il presidente non esiste, una squadra di calcio non può vincere solo con il presidente o solo con l'allenatore, ma è un discorso di assieme, di equipe. Una squadra, ci aiutiamo a vicenda. Una squadra. Una squadra fortissima, cantava Checco Zalone. Certo, una squadra fortissima. Quindi dicevo, la mattina, ecco, a che ora iniziate qui? Aprite? Allora, momentaneamente siamo... Ora con l'emergenza Covid. Con l'emergenza Covid facciamo dalle 7 fino alle 20, tutti i giorni, dal lunedì al sabato. C'è una vasta, un ricco spazio temporale per poter, chi magari preferisce un orario un po' più quieto, più calmo rispetto agli altri. Ma voglio... addentrarmi, lei la stavo dicendo addentarmi perché il pensiero andava alle prelibatezze, quindi già vedevo pregustavo l'idea di assaporarli. Andiamo a vedere qualcosa nel laboratorio dove avvengono i miracoli. Beh, siamo entrati nel laboratorio, nella sala dei bottoni, dove vedete tutte quelle prelibatezze, qui vengo, è come una sala chirurgica, no? Voi vedete? E qui avvengono, poi vengono sfornate e... Avvengono
le operazioni. Le operazioni. I miracoli. I miracoli, vedete. E già vediamo questa. Proprio si sente il profumo della casa. Ovvio, si sente. L'odore di pomodoro ti arriva nel naso. Ti arriva proprio nelle. Entra dentro le narici. Io quando ero piccolo ricordo che mamma, buonanima, preparava la pasta e io avevo questo gusto di mangiarmi la pasta cruda, di assaggiarla e scippavo questi pezzetti. Sì, sì, anche io ogni tanto mi viene il desiderio di mangiare la pasta cruda perché è proprio buona. Pezzettini, giusto? Un pezzettino, non... Se no viene un'indigestione. No, infatti. Quindi ora queste con pomodorino fresco. Pomodoro fresco, sì. Questa è cereali e questa è impasto normale. E poi vedete già nel forno anche forno abbiamo le focaccine al pelato. Insomma, trasformazione, sì. La e qui vediamo di preparazione. Ecco, notiamo qui, vediamo anche farcite, no? Sì. Delle striscette al sale, con le olive, al pelato. Insomma, devo dire. Diciamo, questo è il nostro piccolo mondo. È un mondo piccolo ma grande. Grande sì. Certo, ed è bello perché si sente quel sapore di casa. Oggi spesso i rapporti, diciamo, commerciali, no? Le produzioni si sono troppo, diciamo così, industrializzate, no? Per carità. E sono i tempi, il mondo cambia, però è bello che ci siano degli angoli di paradiso, degli angoli incontaminati, no? Come la natura, quando si vede, no? La natura dice questo è un angolo della natura incontaminata, pura. Ecco, qui abbiamo un'attività veramente incontaminata, un'attività che riscopre le origini, ci fa vivere le tradizioni. Sì, qui i clienti ogni volta che arrivano si sentono a casa, vengono accolti da un'aria calda, dal profumo del pane caldo, dalla focaccia calda, dalla gastronomia appena... La flagranza. Proprio, vengono accolti da un qualcosa di unico. Sono soddisfazioni. Che ovviamente dire? C'è sempre la mano del dipendente, è tutto un team che permette di realizzare tutto questo. Diciamo che la mattina quando ti sei qui presso il fornaio del Viale è certamente un lavoro, ma è certamente un piacere perché è bello lavorare con passione, non con, molte volte la gente svolge un lavoro, un'attività che pesa e quindi e non rendi male. Esatto, esatto. La mattina forzata. Svegliare con la voglia di poter produrre, soddisfare il cliente ancora di più. Perché ovviamente se fai un lavoro che non ti piace, come dicevi appunto, non rendi molto perché lo fai sforzato e lo fai male. Ci scusiamo ovviamente se si sentono dei rumori di sottofondo, ma sono ovviamente le attrezzature, la tappa. Bene, ci avviamo verso, ritorniamo alla base nell'attività prima di salutarci. Ecco, vedete, e ora la mattinata entra nel pieno e quindi che dire, oggi è una bella giornata, finalmente c'è uno spirito che invoglia forse a vivere. Parliamo un attimino un po' di questo periodaccio, perché veramente stiamo vivendo una situazione, però forse anche un'occasione per nel guaio, nella sventura, diciamo, per riscoprire meglio i nostri rapporti personali, per umanizzare il rapporto. Sarà una Pasqua diversa, con tutte le restrizioni, ma anche un modo per forse riflettere sui veri valori della vita. Spesso ci sfuggono nel tran tran quotidiano. Purtroppo ci dobbiamo convivere con questo Covid. Ovviamente molte persone non l'hanno preso bene, anche psicologicamente. Molti l'hanno sottovalutato. E quindi ci troviamo ancora con più restrizioni per magari persone che
si crea un danno, magari pochi responsabili creano un danno magari a chi sta facendo sacrifici per uscirne comunque, ma io penso che comunque già si vede la luce in fondo al tunnel, perché con la stagione calda il virus tende a ridursi, con la campagna vaccinale ci sarà verranno assestati colpi forti al virus, e io penso che già da fine anno massimo torneremo, non dico alla libertà assoluta, ma a una quasi normalità, a respirare, ma comunque anche in tempo di Covid qui le specialità restano intatte. Perché almeno a tavola almeno non deve mancare nulla. E Lella, ci salutiamo con queste bellissime immagini, Fornaio del Viale dal 1979, sì, che rappresenta la storia ed il sacrificio di papà e di tutta la famiglia ereditato. E poi vedete anche questa scritta, Antichi Sapori, proprio è, come dire, la sintesi di due cose: il sapore, quindi la qualità che voi riuscite a produrre, e questa aggettivazione antichi simboleggia la tradizione. Esatto, la tradizione è le nostre tradizioni, che le nostre specialità che facevano un tempo. Ed è bello vedere che si coniugano, si uniscono innovazione e tradizione, perché ovviamente voi usate attrezzature all'avanguardia, evolute, però sempre con quel marchio della tradizione, rispettando la tradizione precedente. Bene Lella, è stata una bella visita. Abbiamo scoperto un mondo naturale, un mondo vero, un mondo puro. E che dire, viva il Fornaio del Viale. Un saluto e un abbraccione, un bacione a papà e buona Pasqua davvero. Colgo l'occasione per augurare a tutti i miei clienti una felice Pasqua e un bacio e un abbraccio virtuale da tutto lo staff.